In queste ore, ha creato un bel po' di dibattito una pillola di gossip lanciata da Novella 2000. Secondo la rivista, l'attrice Giorgia Wirth avrebbe scambiato Valerio Scanu per Marco Carta. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, allora, avrebbe replicato: "No, io so cantare". Nei corridoi Mediaset, Giorgia Wirth, interprete della fiction Le Tre Rose di Eva, Canale 5, incontra Valerio Scanu, lo fissa un po' e poi prende coraggio e gli chiede: "Ma tu sei Marco Carta?". Il giovane cantante, reduce dall'Isola dei Famosi, stizzito per non essere stato riconosciuto, le risponde: "No, io so cantare". L'indiscrezione ha fatto scaldare gli animi dei fan dei due cantanti che si sono riversati anche sulla bacheca della stessa attrice. Così, in queste ore, Giorgia Wirth ha voluto fare delle precisazioni in proposito. Buongiorno a tutti, speriamo. Premessa. Mai avrei pensato di alimentare una polemica su una questione a mio avviso priva di alcuna rilevanza, ma solo benzina per becero gossip. Detto questo, finché si ride e si scherza va bene, ma essere riempita di insulti per qualcosa di assolutamente ingiusto e deviato, ecco questo no. Mi frisce e mi fa incazzare. Quindi ha spiegato ciò che sarebbe accaduto. I fatti. È vero che ho scambiato Scanu per Carta, ed è vero che Valerio ha risposto, ironicamente: "No, io so cantare". Tutto questo è avvenuto davanti a svariati testimoni essendo noi, appunto, in un corridoio di Mediaset. Uno di questi testimoni ha pensato bene di riferire l'accaduto ad un giornalista di Novella 2000, non certo io per farmi pubblicità, anche perché, mi pare evidente, sarebbe pubblicità negativa. Un autogol insomma. Ha ammesso, dunque, di aver fatto una gaffe. Ora, è vero che ho conosciuto Marco 2 anni fa, ma è anche vero che io, ahimè, ho poche diottrie e che, come ben sa chi mi conosce, ho pochissima memoria, non guardo la televisione e non leggo giornali di gossip, sono poco alla moda, me ne rendo conto. Quindi sì, ho fatto una gaffe. E mi dispiace e mi scuso se qualcuno si sia sentito offeso, non era certo mia intenzione, anzi. Giorgia Wirth ha già avuto modo di chiarire con Marco Carta. Gaffe che tra l'altro ho subito chiarito con Marco Carta privatamente. Marco è stato un signore e, come è naturale, si è fatto una bella risata e la cosa è finita lì, credevo. Invece no. Ci pensa Scanu su Twitter ad alimentare la questione. Risultato. Io divento la cattiva, la bugiarda, la colpevole. E tutte, cartine e scanine, giù a insultarmi. Sbadata sì, smemorata pure, ma bugiarda o a rivista no. Infine ha concluso spiegando che la prossima volta che incontrerà Scanu, terrà la bocca chiusa. Comunque, chiarito questo, mi pare evidente che le cose serie e drammatiche, quelle su cui accanirsi davvero e far sentire la propria voce, siano ben altre, purtroppo. Spero di aver chiarito la faccenda definitivamente, auspico leggerezza e, auto, ironia ma, soprattutto, pace. Quindi io per tutte le volte che ti incontrerò, ti sorriderò, ma soprattutto mi tapperò la bocca. Chi se ne frega.